Cioè, si possono vedere tre gatti. A me ne servirebbe almeno uno maschio rosso. Un maschio rosso? Tu vuoi un maschio rosso? Ascoltami, guarda, io mi ricordo, mi hai fatto anche varie chiamate negli anni scorsi. Ascolta, io se vuoi... Negli anni scorsi penso proprio di no, perché io negli anni scorsi avevo dei cani, dei canarini, poi dopo dai, mi sono decisa a prendere dei gatti e ho detto adesso provo a guardare su subito. Mi è stato fuori il pannuncio con il tuo numero di telefono. Okay. Secondo me lei si sta confondendo perché io due anni fa non cercavo gatti. Ascoltami. Ascoltami. Se lei è ancora a disposizione, va bene, continuiamo la conversazione. Altrimenti lei si sta confondendo con qualche altro telefonato, altro pronuncio. No. Non so, posso finire qui. Io ho gli alberi motore, ti ricordi che mi hai telefonato per gli alberi motore? Sì, e poi mi avevi telefonato anche che sì, volevi, aspetta pure. La più bella è stata la telefonata di Badù, ti ricordi che avevi l'aceto napoletano? Sì, sei tu, dai, è la stessa voce, sei bravissima, sei un'ottima attrice. Ascoltami, ti avevo anche chiesto. Ah, poi il posto letto, ti ricordi che volevi il posto letto da me? Ma dai, l'anno scorso. Ma io non mi credo. Dai, ascoltami. No, facciamo così, lo dico, no, dai, per favore. No, vediamoci che ti offro da bere, dai, per piacere, dai, sei simpaticissima, ti offro da bere e ci conosciamo. Dai. Allora, tu hai il mio numero, io non ho il tuo, perché tu chiami privato e... Mi fai parlare. Se ti trovi in Romagna o sei in Emilia, perché se sei nella zona di Tiutena ci possiamo vedere, altrimenti ci faccio una fatica. No, ti ho detto che io sono di Vignola, ma è da un pezzo che te lo dico. Di Modena, dai, provincia di Modena. Vabbè, dai. Dai, ascoltami, per favore, mi scrivi qualcosa su WhatsApp il tuo numero? Ci vediamo, ti offro da bere, poi dopo... No, niente, tu... Però vuoi i gatti. Ah, dei gatti. Allora, vengo coi gatti. Non sono io a perdere tempo, perché io ho anche le mie cose da fare. Vengo coi gatti, va bene? Benissimo. Okay. Ah, quanti ne vuoi? 5. Cos'è? Uno zoo? È uno zoo, sì, è uno zoo. Ascoltami, carissima. Guardami sul calendario. Ti posso far domani nel pomeriggio? Ti possiamo vedere? Sì, sul tardo pomeriggio però. Okay. Gatti, ti porti i gatti? Sono gatti che per marpione che metti in annuncio. No, ma che marpione che annuncio? Non metto niente. No, le pugnette non c'entrano niente. Ascolta, no, guarda, a parte scherzo, no, anche sono molto lo scherzo perché non ci sta. Tesoro, allora, io dei gatti non ne ho, però. Sì. Io ho trovato questo nuncio, no, e ho telefonato. No. Poi, se ti stai confondendo con altro genere. Dai, ascoltami, sei quella ragazza molto simpatica che... Io sto cercando davvero dei gatti. Lo so, sei quella ragazza che sono un paio d'anni, quando è stato dopo il lockdown, che mi chiamavi. Vabbè, ma sei simpaticissima, ci sta. Non sono io. Sì, sei tu, dai, di buono. Ascoltami, guarda, se ti va... ci conosciamo, ti offro da bere, facciamo due chiacchiere e fine lì, fine dei giochi, eccetera. E poi dopo io dei gatti non ne ho, mi dispiace, se vuoi te li posso portare. No. Ascoltami. Sì, probabilmente così. Ascoltami, ti chiedo solo una cosa per cortesia. Sì, ma dai, ce le ho tutte registrate, le ho messe anche online. Se non hai dei gatti,
Sì, dai, va bene. Ascolta, allora, se vuoi ritelefonarmi, magari fai la telefonata con l'accento napoletano che è bellissima. Ti ricordi quella di Imola? Che il Salvatore. Lo so, ma si sente, lo so, avevi telefonato, che eri a Imola che mi aspettavo. No, ma sei te, ascoltami. Vabbè, ascoltami, carissima. Ascoltami, carissima. Ascoltami, carissima. Io sono a cena adesso che sto mangiando. Cosa? Adesso comincia a farla matta. Ascoltami, io adesso ti saluto. Se vuoi magari ci vediamo.